No, 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 mio signore, Lord Voldemort. Intendevo solo che magari potremmo farlo senza il cazzo. No! Il cazzo è tutto! La cosa non si può fare senza di lui. Nagini mi dice, Nagini mi dice. No! Su, coraggio, vestitevi. E non vestitevi. Forza, Ron, tua madre è a colazione. Ron, dove andiamo di preciso? Non lo so. E questo baldo giovanottone deve essere Cedric, dico bene? Per la barba di Merlino, tu devi essere Merlino. Sì, sì, come? Perché tutti intorno a quello stivale vecchio e logoro? Non è un qualsiasi stivale vecchio e logoro, bello. È un qualsiasi stivale vecchio e logoro. Pronti? Al mio tre! Uno! Belli! Tre! Tre! Scommetto che ti si sono liberati tre! I seni frontali, eh? Della cucina, Ron. Papà e io saremo nella tribuna del papà su invito personale di Flemarazzo e Enrock stesso. Divertiti, mi raccomando, finché puoi. Forza! Abbia inizio la partita! Non c'è nessuno come Rum. Rum? È più di un atleta, è un atleta. Ah, sta zitta tu. Guarda che faccia! Non ci avrebbe mai pensato! Seguitemi! C'era un uomo, prima. Là. Tutti voi! Chi di voi lo ha evocato? No. Voglio essere chiaro. Chi è scelto, e fidatevi se vi dico che queste gare non sono per chi è scelto. Per ora diamo insieme il benvenuto alle incantevoli signorine dell'Accademia di Magia Beauxbatons. Accidenti, lei sì che è una bella donnona. E ora i nostri amici del Nord, accogliete i superbi figli di Durmstrang e il loro preside Igor Karkaroff. Che cosa sta bevendo, secondo voi? Un succo di zucca per me è quello. Silenzio! È una cosa inaudita. Silenzio! Magico. Silenzio! Silenzio! Ex Auror, ex Alastor Moody. Addio, ciao. Quando si tratta delle arti oscure, si tratta delle arti oscure. Ma prima, chi di voi sa dirmi quante sono le maledizioni senza perdono? Tre, signore. E si chiamano così? Perché sono... E si chiamano così? L'uso di una... E si chiamano così? La smetta! Razzica, barazzica, non sono d'accordo. Il vecchio strambo può vedere dietro la testa. Non sono d'accordo. Addio, ciao. Weasley! Sì? Razzica, barazzica. Ciao. Razzica, barazzica. Schiere di streghe e di maghi hanno affermato di aver eseguito gli ordini di voi sapete chi, perché? Voi sapete perché? Addio, ciao! Crucio! Asgur! C'è un perché quelle maledizioni sono imperdonabili. Perché sono imperdonabili. E non funzionerà! Ah, davvero? E perché no, Granger? E ora è il momento che tutti aspettavate. La selezione della selezione della selezione campione. Eccellente, nell'esperto! La Coppa Tre Maghi! No. No. Harry! Harry, hai messo la Coppa Tre Maghi nel calice di fuoco? No, signore. Lo hai fatto fare a uno studente più grande di te? No, signore. Ghiaccio! Il signor Potter non ha scelta. Lui è il signor Potter. Eccoti qui, un ragazzo di appena 12. Ne ho 14, scusi. Di appena 12. Di qualunque. 14. La tua storia è leggenda. Parlando dei tuoi genitori, se fossero vivi, cosa credi proverebbero? Orgoglio o ansietà? Perché il tuo atteggiamento dimostra almeno un patologico. 14. Di appena 12 anni. Com'è? Non ho molto tempo, Harry, perciò andiamo al sodo. Hai messo o non hai messo il tuo nome nel calice di fuoco? No. Hai
Hai messo o non hai messo il tuo nome nel calice di fuoco? No. Shh. Dovevo chiedertelo. Hai messo o non hai messo il tuo nome nel calice di fuoco? No. Shh. Ma in fondo era solo un sogno, giusto? Sì. Solo un sogno. Ascolta, Henry. Hai messo o non hai messo il tuo nome nel calice di fuoco? No. Shh. Il cuore di pietra. Uno di loro ha messo il mio nome nel calice. Non so chi ha messo il tuo nome in quel calice, Harry. Hai messo o non hai messo il tuo nome nel... No. Shh. Ronald vorrebbe che io ti dicessi che Seamus gli ha detto, che Ronald gli ha detto. A Dean è stato detto da Cali che Ronald ti sta cercando. Davvero? Non sono il tuo gufo! Devo ammettere che quello spinato è un magnifico spinato. Potter puzza! Puzza! Mio padre e io abbiamo scommesso, sai? Per me non duri più di... Potter! Il tuo amico Diggory, alla tua età, trasformava un fischietto in un fischietto. Ti è concessa una cessa. Razzica, barazzica! Questa tenda è per campioni e campioni. Marty, la coppa tre maghi! Il gallese cinese, l'ungaro spinato cinese, Una balbettante bambocciona banda di babbuini. Dentro ogni ragazza c'è una balbettante bambocciona banda di babbuini. Dentro ogni ragazzo una balbettante bambocciona banda di babbuini. E lui come rideva! Ehi, Hermione. Tu sei un... Ehi, Hermione. No. Ciao. Sì? Mi chiedevo se magari volevi venire al ballo con me. Scusa, non ho afferrato. Mi chiedevo se magari volevi venire al ballo con me. Scusa, non ho afferrato. Mi chiedevo se magari tu volevi venire al ballo con me. Scusa, non ho afferrato. D'accordo, sì, bene. Benissimo, non c'è problema. Harry! Davvero, mi dispiace. Non ho afferrato. Devo essere fuori di testa. Pachok! Perché non aiuti Pachok a mettere via i suoi libri? Attenzione! Il vincitore è la Coppa Tre Maghi! L'ultimo ragazzo che è entrato al Dipartimento dei Misteri non è mai uscito! Henry, indulgi pure al... La Coppa Tre Maghi! Mi ha senza... Ho dei nomi, signore. C'era... Rosier. Evan Rosier. In queste sudice mani di dosso, patetici ometti! Ogni volta che mi avvicino a una risposta, è un segno, Severus. Tu sai cosa significa quanto me. Stamattina presto il professor Moody ha posto la Coppa Tre Maghi nella Coppa Tre Maghi. Entreranno per primi nel labirinto, seguiti dal signor Krum e dalla signorina Krum. La prima persona che toccherà la coppa nel labirinto. Non troverete draghi o creature degli abissi. Invece affronterete qualcosa di molto più impegnativo. La Coppa Tre Maghi! La Coppa Tre Maghi! Osso del padre donato senza consenso. Carne del servo sacrificata con consenso. Carne del servo sacrificata con consenso. Del padre
Ti ho preso il naso? Una cosa che avrei dovuto prevedere, e di aver potuto prendo prevedere. Non importa, non importa, non importa, non importa. Io posso toccarti. Adesso sieda. Io ti ucciderò, Harry Potter. Io ti distruggerò. Dopo stanotte, io ti ucciderò. No! Cielo silente, che è successo? È tornato, è tornato. Cedric è tornato. Creature meravigliose, i draghi, non è vero? Volevano di gara di Gesù e gli verremmero terra. Il sangue che scorre in queste vene, scorre in queste vene. Sai chi sono io? No. Alastor Moody, in questa stanza? No. E in questa stanza, dimmi? No. Cedric Diggory era, come sapete tutti... Cedric Diggory... Vedete? Cedric Diggory è stato assassinato da Cedric Diggory. Non ho mai amato queste tende. Detti loro fuoco, il mio quarto anno. Mi rincresce. Professore, quando ero al cimitero c'è stato un momento in cui ero al cimitero. Mi rincresce. La coppa tre maghi.